Ciao, bentrovato sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente che sono io. E bentrovato in questo mio nuovo video. Come spesso accade nei miei video, parlerò di relazioni tossiche, amori malati, con narcisisti patologici, borderline oppure psicopatici. Io per correttezza premetto sempre di non essere né uno psichiatra né uno psicologo. Sono un giornalista, regolarmente iscritto all'albo, che però, ahimè, ho attraversato alcune relazioni tossiche. Ho fatto il mio percorso virtuoso e ne sono uscito bene. In questi anni ho studiato libri scritti da luminari internazionali come Otto Kernberg oppure Sigmund Freud. Ho guardato numerosi video tenuti da psichiatri e psicologi, anche italiani, esperti in relazioni tossiche. La cosa più importante, ho partecipato a gruppi e seminari di persone che, come me, sono state vittime di amori malati. Ho ascoltato molti racconti e ho metabolizzato alcuni concetti che voglio esporre in questi video. Il titolo del video di oggi è La fonte dell'odio nel narcisista. Ti voglio partire da cosa dice l'enciclopedia in base alla parola capro espiatorio, perché è molto interessante, si incardina perfettamente con il concetto appunto di narcisismo patologico. Il capro espiatorio era un capro, appunto un animale, una capra, che nell'antica, diciamo, un rito ebreo, dove in antichità questo caprone, diciamo, era caricato metaforicamente diciamo, da un sacerdote di tutti i peccati della comunità. Dopodiché questo caprone veniva, diciamo, veniva mandato nel deserto da solo per una notte ad espiare tutti i peccati. Comunque, diciamo, è un rito ebraico, appunto, dove il caprone era mandato nel deserto ad espiare tutti i peccati della comunità. In senso ovviamente figurato, ed entrando nello specifico, che cosa significa capro espiatorio? Il capro espiatorio è qualcuno, è qualcuno a cui è attribuita tutta la responsabilità delle malefatte, errori o eventi negativi e deve subirne le conseguenze. La ricerca del capro espiatorio è l'atto di voler identificare irragionevolmente in una persona come causa e responsabile di gravi problemi, spesso con il celato obiettivo di nascondere le vere cause o i veri colpevoli. Quindi, che cosa voglio dire? Voglio dire che questa cosa del capro espiatorio è dove nasce i due lati della stessa medaglia, che sono da una parte il narcisista patologico e dall'altra parte il codipendente, quale ero io una volta e come immagino tu che mi stai ascoltando, che sei vittima di narcisisti patologici sarai anche tu un codipendente. Il narcisista patologico è sta sempre stato additato fin da piccolo di malefatte. Gli è sempre stato detto che lui era sbagliato, gli è sempre stato detto che lui era la causa di un male. Ovviamente questo ha avuto la reazione in lui di farlo chiudere in un mondo narcisistico dove gli altri sono tutti sbagliati e lui è perfetto. Questa ricerca diciamo, di un capro espiatorio da parte dei genitori, additandolo al narcisista di essere appunto la causa di tutti i mali, quando in realtà la causa dei mali erano probabilmente loro, dico probabilmente, l'ha portato, ripeto, a chiudersi in un mondo. Gli ha logorato i neuroni specchio, che sono quelli che ti permettono di medesimarti diciamo, negli stati d'animo altrui, quelli che ti rendono empatico. Quindi lui purtroppo si è chiuso in un mondo egocentrico, senza neuroni specchio, e vede tutte le persone come esseri, come strumenti da utilizzare per raggiungere dei propri scopi. Dall'altro punto, ovviamente, questa è anche genetica che porta il narcisista a diventare un narcisista. Perché se non è geneticamente portata ad essere un narcisista, diventerà poi un codipendente. Cioè la preda perfetta dei narcisisti, come ripeto, potresti essere tu che mi stai ascoltando, oppure io ai miei tempi, ripeto. Il codipendente si è assunto la colpa di ciò che veniva detto dal genitore anaffettivo. E che cosa è successo? Che lui praticamente è diventato colui che cerca sempre le cause di qualcosa di sbagliato in lui. E quindi il narcisista gli fa sempre capire che lui è sbagliato e quando verrà lasciato dal narcisista patologico, in futuro, quando poi diventerà grande, si assumerà tutte le colpe e avrà dei grandi dubbi, come ad esempio, sarò stato io a sbagliare con il narcisista, quando in realtà il narcisista t'ha manipolato e t'ha scartato proprio perché è fatto così.
Il capo espiatorio è la causa dell'odio del narcisista, cioè lui è stato capo espiatorio da bambino e inizia a odiare tutti proprio perché l'hanno fatto chiudere dentro il suo mondo e tutti gli altri, se ripeto, sono diventati inutili oppure utili per raggiungere un proprio fine. Questo ovviamente non lo deve scusare o farlo perdonare, semplicemente ti sto spiegando una causa di una motivazione. Ovviamente poi sta a te riconoscerli in tempo e allontanarlo, perché i narcisisti patologici purtroppo non hanno rimedio, perché è un disturbo egosintonico, il narcisismo patologico, che è inconsapevole, ma non è inconsapevole che lui poverino non lo sa, o poverina, perché possono essere maschi o femmine, ma per il semplice fatto che lui reputa che il mondo sia giusto così, o vinci o perdi, o vivi o muori. Non esistono secondi. Esistono solo vincitori, è una gara, è una continua gara. Quindi purtroppo lui non riesce a cambiare. Se va dallo psicologo, tenta di manipolare spesso lo psicologo, oppure dice che lui è un ciarlatano. Queste sono le due cause. Morale, per finire, l'inizio dell'odio del narcisista, ripeto, è perché lui era un capro espiatorio di uno dei due genitori o di entrambi anaffettivi. Tutto qua. Stiamo uniti, eleviamoci sopra i narcisisti patologici, ricorda il motto, l'empatia diverrà la tua magia. In un mondo sempre più egocentrico e quindi narcisistico, persone empatiche sono un dono davvero molto importante. Se ti è piaciuto il video, clicca il like. Ciao da Stefano.